Ciao a tutti ragazzi da Iron Farm, ben ritrovati in questo sesto episodio della serie Old Italy. Allora, com'è la situazione? La situazione è che se vi apro gli ad siamo a 4.873 euro sotto, quindi il fertilizzante CC dato nella scorsa puntata ci è costato un bel po' di soldi. Nel frattempo siamo andati avanti di un giorno di gioco, quindi siamo arrivati al primo stadio di crescita. E come potete vedere l'erbicida sta già facendo il suo effetto, perché dal piccolo ad vediamo che prevenzione erbaccia siamo a più 3 giorni, quindi per 3 giorni noi siamo belli che tranquilli, quindi sono un bel po' di soldi spesi, ma soldi spesi bene, perché poi andremo ad avere una buona resa del terreno grazie alle erbacce che non crescono e che non sottraggono proprietà nutritive alle nostre colture. Allora, mi sono fatto un attimo i conti su che cosa fare come lavorazione e ho visto che alla fine era come prevedevo, anche utilizzando il foglio di calcolo, alla fine trinca e branca, la cosa migliore da fare era dare una passata di calce per tutti i campi, un trattamento N per tutti i campi, un trattamento PK per tutti i campi, e basta. Quindi l'erbicida l'abbiamo già dato, quindi ci manca un trattamento N, un trattamento PK e un trattamento a calce. Cominciamo con i nutrienti PK, che sono quelli che hanno il valore più basso. Magari se mettiamo in moto c'è anche una scarsa possibilità che partiamo, ok, possibilità giudicata. Allora ci mettiamo nel solito punto di ricarica. Ok, ci apriamo gli add perché sennò non vediamo niente. Spostiamo col tasto O su trattamento, cos'è che avevamo detto, PK. Allora, acqua, erbicida X, NPK, PK, perfetto, facciamo il pieno, se ce lo fa fare, sì, perfetto. E, come detto prima, ci è costato parecchio, diciamo, l'erbicida, e altri soldi continueranno ad uscire dalle nostre tasche per continuare a fare i vari trattamenti alle nostre colture, quindi bisogna trovare anche un modo per fare soldini un po' più in fretta. Comunque a questo ci pensiamo dopo, perché ho già trovato, diciamo, un modo per riuscire a fare soldi. Dovremmo farci un prestito, perché attualmente siamo sotto zero, ma a prestito fatto dovremmo riuscire nella serata a recuperare tutto quanto. In sostanza ragazzi, andiamo a fare legna, e facendo legna ovviamente facciamo soldi abbastanza in fretta. Se si apre l'ultimo pezzettino qua, perfetto. Ovviamente siamo partiti. Dunque, cosa stavo dicendo? Sì, praticamente ragazzi, faremo in ogni puntata, come pensavo di andare avanti, diciamo, per non rendere monotono tutto il discorso, ad ogni puntata andremo avanti di un giorno di gioco. Guarda questo pedale che non funziona mai. E andando avanti di un giorno di gioco le colture cresceranno e potremo andare avanti a fare trattamenti, ma per non stare lì a fare trattamenti continui, non fare altro che fare appunto trattamenti, ad ogni puntata faremo un qualcosa di diverso. Per esempio in questa puntata ci faremo un prestitone, faremo un acquisto di un bel Fiat con il caricatore frontale, e una volta fatto quell'acquisto lì compreremo un carrettino per la legna. Ovviamente acquisteremo anche caricatore frontale e pinto per i tronchi e andremo a fare legna. L'obiettivo della serata sarà quello di recuperare abbastanza soldi da riuscire a pagare il prestito e tornare perlomeno in positivo con i conti. Magari nella prossima puntata andremo avanti di un altro giorno di crescita, cioè di un altro giorno, quindi saremo al secondo stadio di crescita, magari, non lo so, se ci avanzano soldi faremo qualche acquisto per la fienagione, magari iniziamo a portarci avanti con la fienagione, così dopo abbiamo magari il fieno e appena le colture sono pronte abbiamo la paglia,
magari possiamo anche iniziare con qualche mucca. Se non ci avanzano soldi, e se abbiamo ancora bisogno di soldi anche nella prossima puntata, ovviamente faremo ancora un po' di legna e ci porteremo ben in positivo col bilancio, e nella puntata successiva faremo fienagione. Adesso non ho ben deciso bene che cosa fare, però più o meno andremo avanti così, così ogni puntata facciamo un po' di trattamenti e qualche lavoretto per mandare avanti la farm, in modo da rendere meno noiosa la serie e da andare avanti lo stesso a fare tutto quello che c'è da fare, e andiamo anche in questo modo a simulare un po' di più quel che è il passare del tempo, perché ci mettono mesi le piante a crescere, e almeno se ad ogni puntata facciamo un trattamento e un lavoretto, facciamo passare un po' di più tempo, passano un po' più di puntate prima che andiamo in traviatura ed è un pochettino più reale la cosa. Poi ovviamente più passerà il tempo, più avremo campi e più, diciamo, questo lasso di tempo dovrà essere ampio, perché così andremo a, come dire, a fare una cosa sempre più reale possibile, ovviamente tenendo conto che è un gioco e che quindi non dobbiamo perderci proprio la vita lungo per giocare a farming. Ok, allora questo campo è finito, ragazzi, mi vado a fare tutti gli altri campi, quindi facciamo il trattamento anche a tutti gli altri campi, e ci vediamo dopo per fare qualche acquistino. Ok ragazzi, allora i trattamenti sono finalmente finiti, quindi possiamo chiudere qua. Allora volevo dirvi, se vi siete scaricati la Notte Smart, a me sinceramente va in conflitto con qualcosa. Me ne sono accorto semplicemente perché ogni volta che salvavo mi crashava il gioco, e andavo a ricontrollare se i file Notte c'erano, quindi se c'erano i miei punti non c'erano più, quindi la Notte Smart si resettava tutte le volte. Ho tolto la Notte Mod e adesso sembra funzionare, non me lo fa più. Quindi ho lasciato acceso il trattore. Quindi ragazzi, sappiate che ha qualche problemino e probabilmente non è utilizzabile. Poi non so se è un problema solo mio perché va in conflitto con qualcuna delle mie mod, oppure se è proprio essendo in versione beta, se ha proprio, diciamo, dei problemi di suo. Allora, che cosa vi volevo dire? Volevo dirvi che se vedete qua il meteo segna che non piove fino a domenica, e quindi visto che non avevamo tenuto conto della pioggia che va ad influire sull'umidità del terreno, ci è andata bene, perché così non piovendo comunque sia non andiamo a buttare troppa acqua nei campi, se no dovevamo un attimo modificare le nostre tabelle. La nostra tabella di lavoro. Allora, con il tasto INS, se non ricordo male, andiamo in banca, chiediamo un prestito, quindi chiediamo 10, 15, 20, 25 mila euro, quindi chiediamo 25 mila euro, andiamo allo shop e iniziamo a fare acquisti, perché dobbiamo recuperare un po' di soldi, che sarebbero i soldi che abbiamo appena, che stiamo per spendere adesso, i soldi del prestito che abbiamo fatto, per riportarci perlomeno in pari nella serata. Che cosa andiamo ad acquistare? Andiamo ad acquistare un bel Fiat 9090 con caricatore frontale, quindi acquistiamo il Fiat 9090. Ovviamente dobbiamo prendere il caricatore frontale, no, scusate, prendiamo, che siamo qua sulle mod, acquistiamo le mod, prendiamo un carro per la legna, questo Brandtner qui, da con 3600 euro. Andando invece nella categoria mezzi originali, prendiamo caricatore frontale della Stoll e forca per tronchi, sempre Stoll. Ok, dovremmo avere tutto. No, non è vero, non abbiamo tutto, ci manca la motosega. Motosega che prendiamo, secondo me c'è solo questa come che potrebbe rispecchiare un attimo le serie italiane, perché Jones, Red e McCulloch non l'ho mai sentite, almeno qui nessuno ce l'ha, quindi prendiamo questa qua.
Compra per 1.000 euro, quindi alla fine siamo rimasti con 1.800 euro nonostante il prestito fatto. Allora iniziamo un attimino a guardarci intanto il nostro Fiat, che non è male, devo dire, soprattutto i fari sono molto belli. Mi sembra che anche qui la scritta 90-90 sia in 3D e non... Ecco qua che io ho un problema con la motosega come al solito, chissà per quale motivo. Comunque vabbè, vediamo un attimo, mi sembra che sia in 3D, ma non vorrei dire una stupidaggine. Sì, è in 3D, quindi bella, bello, mi piace. Dunque, mettiamo in moto. Dentro com'è che non mi ricordo, non c'ha i C, vabbè dai. Non è nulla di mostruoso, però è carino. Ha diverse camere oltretutto. Noi utilizziamo ovviamente la nostra classica. Possiamo anche a questo punto nascondere l'HUD della Soil Mod. Tanto con i lavoretti che abbiamo fatto, con il trattamento pick-up che abbiamo fatto, possiamo, diciamo, stare un attimo tranquilli fino a domani, perché tanto per oggi altri trattamenti non ne possiamo fare, e dovremmo comunque avere un incremento di 2 punti sui nutrienti pick-up. Dovremmo arrivare mediamente a 3 nutrienti, cioè 3 punti sul nutriente pick-up per campo, che sul valore ottimale di 4, quindi insomma, tutto sommato andiamo anche abbastanza bene. La pinza per tronchi non si attacca con la manual attacking, ma si attacca con la Q. Ah, a proposito, una cosa vi volevo dire, se cercate il trigger di vendita per i mezzi, il trigger di vendita è qua, dove c'è questo simbolo che ruota questo trattorino con la banconota, lì c'è il trigger. Non è disegnato a terra, quindi a livello grafico non si vede, ma se noi premiamo F5, visto che ho la modalità sviluppatore attiva, vediamo che dove c'è questo, come dire, vediamo questo, diciamo, parallelepipedo disegnato in marroncino, vediamo solo le linee del perimetro, ovviamente non vediamo le facce. Comunque, per chi sa vedere i trigger, come vedete lì i trigger ci sono, e c'è anche il trigger per la banca, quindi se adesso noi chiudiamo il menu, se ci avviciniamo qua al bancomat e premiamo R, andiamo direttamente dentro alla banca, mentre se ci mettiamo qua con i nostri mezzi, con il tasto R possiamo andare a vendere i nostri mezzi che non ci servono più. Quindi c'è il trigger di vendita per i mezzi, solo che graficamente non si vede, non hanno messo la rappresentazione grafica, e se non ci fa proprio caso sembra che non ci sia, invece fortunatamente c'è anche questa possibilità. Allora, colleghiamoci il nostro carro per la legna. Tasto Q, perfetto. E a questo punto possiamo iniziare ad andare a fare legna. Dov'è che tagliamo? Vediamo, c'è un boschetto qua vicino. Eccolo qua, sulla nostra destra, c'è anche un pezzettino di bosco sulla nostra sinistra, quindi direi di iniziare a tagliare questo gruppetto di alberi qua, che sono abbastanza comodi, però il carro direi di lasciarlo qua. Adesso vediamo se non è troppo un casino fare legna, non so se ce la facciamo senza problemi. Allora, il carro possiamo lasciarlo qua, anche in mezzo alla strada, ma tanto non importa, tanto qua, proprietà nostra. Stacchiamo il carro, ci spostiamo il nostro Fiat, per il momento lo lasciamo un attimo qua in mezzo alla strada, perché prima dobbiamo tagliare giù un po' di piantine. Ok, adesso se taglio di qua non dovrei avere grossi problemi. Di qua devo provare a buttarlo giù alla mia destra rispetto a come sono messo adesso, quindi vediamo.
teoricamente se taglio così, chissà perché mi si gira la motosega da sola anche in singolo, c'ho sempre avuto questo problema. Vai giù o non vai giù? Hai bisogno di un altro aiutino per andare giù? Proviamo. Dopo mi restano dischetti di legno da tutte le parti. Ok, ora sembra che mi casca addosso. Vedete, adesso praticamente non posso più girarmi su me stesso. C'è sto problema, sto bug con la motosega che... Porca vacca. Come sei caduto adesso? Sei un po' in mezzo ai marun, sei caduto male. Mannaggia la pupazza. Allora proviamo a iniziare a tagliare un pezzo. So che non ci arrivo mica. Devo fare l'equilibrista. Allora, motosega. Adesso devo andare su di uno. Guarda te che porca vacca che non posso direzionarmi e mi crea un sacco di problemi sto bug, non so per quale motivo, e anche senza mod ho questo problema qua. Guarda che non riesco neanche ad alzare e abbassare la camera. Oh, guardate che bella equilibrista che sono. Allora, vediamo se riesco a tagliare un pezzo qua. Così. No, non me lo fa tagliare. Comunque sramato, l'ho sramato. Adesso proviamo. Vediamo. Così ti piace. Ok, qua mi fa tagliare. Ecco, la legno ho sempre fatto fatica, proprio per questo motivo qua che ho sto bug che non si riesce a risolvere. E non so quale sia il problema, praticamente se viaggio con la motosega attiva è così praticamente, non riesco a girare la camera. Quindi fare legna è sempre un po' un casotto. Dovremmo riuscire a tagliare un altro pezzo, però buttiamolo giù col trattore. Il nostro bel Fiat Agri, che in tanti mi hanno chiesto ma perché non usi il Fiat Agri, perché non compri un Fiat Agri, adesso l'abbiamo comprato. Ok, vediamo se riusciamo. Quasi ho. Non ti sei incastrato, si è infilato proprio lì, ma porca va. Vabbè, tanto in teoria dovremmo adesso riuscire a tagliarlo senza problemi. Vieni su con la camera, provo più su. Eccolo qua. Modo molto reale di fare legna grazie a questo fantastico bug. Poi proviamo a caricare qualcosa, così vediamo anche se stiamo tagliando lungo, corto, com'è che stiamo tagliando. Adesso qui credo di avere il solito problema, pulse play, che non riesco a capire perché tutte le volte vado a modificare il comando e tutte le volte poi mi ritorna di default e così ho problemi col caricatore frontale. Ce li ho tutti io i bug, ragazzi. Adesso mi scriverete una marea di commenti, no, fidati che ce li abbiamo anche noi. E vi credo, ragazzi, vi credo. Allora, teoricamente a vedere così possiamo tagliare tranquillamente più lungo. Adesso vediamo per sicurezza. In pratica non vorrei che tagliando più lungo poi mi vado a incastrare. A incastrare in mezzo ai vari alberi qua. Sono passati a pelo sul muretto, no, forse no, forse ho sopravvalutato il nostro carretto, ho già tagliato fin troppo lungo. Vediamo se ci passa.
Ci passa il pelo, cioè provarci col cavolo che ce la facevi a fare i giusti così. E proviamo a prendere gli altri pezzi. Quello lì sarà un po' più una rogna a prenderlo, ma ce la faremo in qualche modo. Non se riesco così, se ci passo. No, non ci passo. Porca miseria. Così, questo qua ha tutta l'apparenza di essere un po' più lungo dell'altro. Mi sa che non ci sta sul carro. Di qua è da tagliare un pezzo sicuro. Ho scelto proprio un posto più comodo per far legno, in mezzo ai piedi. Ok. Allora, mettiamoci un attimo giusti, proviamo a metterlo giù, poi ovviamente dovremo tagliare un pezzettino perché è troppo lungo. D'altronde se cade per terra ti rendi conto meglio di quello che fai, se invece ti cade dove non dovrebbe cadere, diventa più difficile poi prendere le misure. Ok. Adesso tagliare questo sarà di nuovo da ridere. Vediamo. Miseria, guarda te se uno deve fare sta vita qua. Secondo bug di farming. Ok, allora andiamo avanti a caricare ancora. Quel pezzettino lì lo prendiamo dopo. Vediamo se riesco a prendere questo intanto. Piano piano. Non ho neanche voluto esagerare con la grandezza del carro da acquistare, a parte che c'era anche un problema di soldi. Ma non volevo neanche rischiare che poi con un 90 cavalli magari non riuscivo a tirarmi fuori da determinati punti. Allora ho detto, buono, prendiamo un carrettino piccolo. Perché già qua mi sto intrappando, niente, meglio che vado di là a caricare per più spazio. Faccio anche prima tirare indietro un po' le rimorchio, magari adesso che stacco il video mi metto un attimo più comodo. Così ho anche un po' di spazio per girarmi. Ci siamo, devo girarmi ancora un po'. Ok, ora ci siamo. Mi è rimasto solo un pezzo, quello là, che sarà lungo, sarà corto, non lo sappiamo. Ok. Qua. Porca miseria. Adesso qua chissà se riesco a metterlo sul carro senza far danni oppure no, mi sa che mi tocca buttarlo per terra. A parte che piccolino com'è, considerando che la punta è buggata, posso anche quasi buttarlo via, ecco, quasi facciamo così. Lo lascio qua. Ok, perfetto. Facciamo un mucchietto dei pezzettini di scarto. Niente, devo buttare giù un'altra pianta. Quindi proviamo con questa e vediamo se stavolta riusciamo a farla cadere come vogliamo noi. Ok, sono troppo alto. Tagliare così basso però. Ok. Vediamo se ce la facciamo. Dovrei provare a scaricare una motosega mod magari. Vediamo
con la moto Sega Mod c'è meno, magari non c'è sto bug, dovrei quasi provare. Mi sembra che sul sito ufficiale ce n'è una, magari risolviamo. Ok, guarda, 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 guarda che roba, come cavolo gira. Sì, proprio farming, proprio non ne ha bug, no, no. Allora ragazzi, direi che posso andare avanti tranquillo a tagliare un po', non si rapare, non ce la faccio perché vedete che non riuscendo a girare la camera con la motosega mi diventa un po' complicato. Direi che vado avanti un po' dietro le quinte finché riempio il carrettino e poi ci vediamo per andare a fare la prima vendita del nostro carrettino di legna. Allora ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo riempito il carro, ora non ci resta che agganciarcelo e portarlo a vendere. Allora vediamo un attimo se... Aspetta, iniziamo ad abbassare un po' qua, che mal non fa, chiudiamo il gancio, giù, ok, allora, siamo un po' in croce a fare manovra, ma non ha neanche tantissimo sterzo questo Fiat qua, non so se è fatto rispecchiando la realtà oppure no, ok, tac, agganciato, vediamo come se la cava il nostro Fiat a portare il carrettino di legna, ma sembra che va senza problemi. È sempre il mio pedale che non funziona. A proposito del pedale, ho scoperto anche finalmente dopo praticamente mesi, guarda che non va, proprio il pedalino che andiamo giù di tasti. Ok. Ho scoperto dopo mesi qual è il famoso bug della motosega, è sempre il pedale ragazzi, il pedalino del freno che resta leggermente schiacciato, ma ci passo qua, mica tanto, una mini manovra, vediamo, ma chissà che ho battuto, ma va bene lo stesso, praticamente il pedalino del freno resta leggermente schiacciato e questo fa sì che la motosega giri. La motosega mi gira, mi blocca la schermata e le cose non funzionano troppo bene, quindi praticamente basta che vado lì col piedino, tiro indietro il pedale e tirando indietro il pedale tutto funziona di nuovo alla grande. Ci ho messo solo dei mesi, però ce l'abbiamo fatta. Allora, vediamo un attimo di riuscire a fare questa manovra. Passiamo, sì, passiamo. Vediamo se in salita non perdiamo qualche pezzo. Purtroppo sto carro qua non porta tantissima legna, quindi ci dobbiamo un po' accontentare. Speriamo di prendere almeno un, non so, 25-30 mila euro con questo carro qua. Adesso vediamo, giocando in modalità facile può darsi che riprendiamo. Non ho mai giocato in modalità facile, quindi non so quanto viene pagata la legna. Come potete vedere, trascorso un giorno di gioco, la coltura è già appassita. Questo campo qua non è nostro ovviamente, ma quando l'acquisteremo dovremo fare del sovescio appunto per eliminare la coltura appassita e fare poi tutte le lavorazioni che ci servono per riprepararlo ad essere coltivato. Allora, se non ricordo male, la segheria è qua dentro, con riscaldamento e punto vendita legna. Questo carrettino qua va bene, non perdo i pezzi in giro. Ma poi un'altra cosa, siamo anche in offerta patate, veramente l'offerta patate c'era già a inizio puntata, ma mi sono detto vediamo un attimo come va la situazione e se non faccio abbastanza soldi con la vendita di questo carro o faccio un altro carrettino di legna oppure patate, non serve che lo scarico io, si vende in automatico passandoci sopra, vabbè.
Allora, apriamoci gli ad, siamo arrivati a 48.900 euro. La madonna, quanti soldi. Vabbè, le patate me le vado a vendere lo stesso. 48.000, ma eravamo sotto di un bel po', quindi magari 55, anche 57.000 euro li abbiamo fatti. Boh, allora, visto che c'è l'offerta, la sfruttiamo lo stesso, anche se abbiamo fatto un bel po' di soldini. Mi vado a comprare, faccio tutto dietro le quinte ovviamente, mi vado a comprare allo shop la benna per caricare le patate. Mi carico le patate sul rimorchietto, me le vado a vendere. E siamo a posto, così magari arriviamo a 55.000-60.000 euro, ci arriviamo, e nella prossima puntata abbiamo i soldi per comprare altri equipaggiamenti e fare altre cose, probabilmente fine stagione. Quindi ragazzi, ci vediamo nella, se non ho perso il conto, settima puntata della serie Hold, e basta, faremo un altro trattamento alle nostre culture, quindi andremo avanti di un altro giorno di gioco. E faremo appunto, come detto prima, fine giorno. Quindi ci vediamo ragazzi nella settima puntata della serie Volta. Ciao ciao!